Martina Miceli raccontava di quando era atleta di essersi sempre battuta per la parità dei diritti fra uomo e donna, fra giocatore e giocatrici. In che modo, magari qualche situazione particolare, qualche circostanza particolare? Beh, ai miei tempi veramente è stata una lotta molto forte, addirittura facemmo un'interrogazione parlamentare, andammo più volte in televisione, persino al Maurizio Costanzo, eccetera. Fu veramente una lotta forte perché le medaglie delle donne nella pallanuoto valevano la metà delle medaglie dei maschi, per cui a forza di scioperi, dichiarazioni con i media, colloqui anche a livello istituzionale, riuscimmo all'epoca, parlo degli anni 2000, riuscimmo all'epoca a far equivalere le medaglie. Da allora questo è rimasto tanto, nel senso che per esempio poi riguardava specificamente la pallanuoto, nel senso un nuotatore o una nuotatrice per un oro all'europeo. Avevano lo stesso premio. Per quanto riguarda la pallanuoto, l'oro maschile valeva il doppio esattamente dell'oro femminile, per quanto riguarda la pallanuoto, per cui fu una lotta molto forte, senza esclusione di colpi. Poi all'epoca la federazione era commissariata, insomma, riuscimmo ad avere questa parità. Per quanto riguarda le borse di studio, non ci riuscimmo mai, facemmo dei grandi passi avanti. Ora non so com'è la situazione, ma suppongo che la borsa di studio maschile sia ancora maggiore rispetto a di quella femminile. Però, insomma, facemmo veramente una lotta molto forte. Era lei, Martina, la passionaria di questa lotta? No, eravamo un gruppo tutto passionario, per cui proprio assolutamente parlo del Sette Rosa che ha vinto tutto, per cui io ero una di quelle, ma assolutamente eravamo tutte molto compatte e fondamentalmente è stata quella la nostra forza, che non c'è mai stata nessuna che si è tirata indietro. Oh, era commissariata, quindi non c'era ancora Barelli. Era, sì, Barelli era uno dei dirigenti all'epoca, poi no, c'era, in pratica parlo degli anni pre-Barelli e subito con Barelli, l'equiparazione delle medaglie, era, se non sbaglio, il primo quadriennio di Barelli. Barelli. E alla fine l'avete ottenuta, Sì, insomma, no? l'abbiamo ottenuta ed è una cosa che ancora vige, insomma, per cui della quale andare orgogliosi. Magari adesso per le nuove leve è una cosa scontata. All'epoca non era affatto così. Ecco, invece le borse di studio intende per gli azzurri, cioè per le azzurre o... Sì, per le azzurre. La borsa di studio è un aiuto che viene dato dalle federazioni agli atleti di interesse nazionale, cioè a chi sta il 30, 40, 50% dei giorni dell'anno in collegiale, insomma, per cui è un aiuto giusto e secondo me poi alla fin fine dovrebbe essere uguale, perché comunque già nei club cioè, vige una legge di mercato che magari è giusta, perché magari una squadra maschile ha più sponsor, è più ricca, c'è cioè un mercato più aperto, per cui comunque già lì l'atleta donna è penalizzata, ma è un mercato libero. Secondo me, per quel che riguarda le istituzioni, almeno la federazione dovrebbe equiparare i due atleti, non è che una pallanuotista donna faccia meno fatica o meno sacrifici di un pallanuotista uomo. Però ti ripeto, in questo non lo so, io non sto più in nazionale, per cui non so se effettivamente sono equiparate o dovresti chiedere a qualcun altro. Non so come funziona ora, non so che borse di studio ci sono e non so come funziona. Invece sulla So soltanto che quando c'ero io non riuscimmo ad equiparare le due cose. distinzione fra allenatore uomo e femmina, ha mai percepito discriminazioni
Si è mai sentita a disagio perché allenatrice donna? Assolutamente no. Poi io sono allenatrice donna che allena una squadra femminile, per cui non so se allenando la squadra maschile magari avrei un approccio diverso, ma per quanto mi riguarda assolutamente no. Anzi, il disagio a volte è al contrario, cioè a volte è il mio disagio è magari che qualcuno pensa che sono lì perché sono donna. E non assolutamente non perché sono bravo e non declino il bravo, brava apposta, nel senso che secondo me l'allenatore principalmente deve essere credibile, non è al di là che sia uomo o donna, per cui non mi piace neanche pensare che di essere una specie protetta, nel senso che se devo stare lì, se devo allenare ad alti livelli, è perché sono credibile e sono un bravo allenatore o allenatrice, non perché sono una donna e quindi devo rientrare in delle quote rosa. E ha mai vissuto quindi pregiudizi in questa avventura No, qualche assolutamente, cioè magari pregiudizi al contrario. Per esempio, quando ho fatto l'allenatrice delle Universiadi, che penso di essere stata la prima donna a farlo, mi ha dato fastidio i messaggi al contrario, cioè mi ha dato fastidio pensare a finalmente c'è una donna, finalmente le quote rosa rispettate. E pensare che stavo lì perché era una donna mi ha dato fastidio. Spero di essere stata lì perché ero un bravo allenatore. E parliamo di nazionale, ovviamente. Nella nazionale universitaria. Ecco, parlava di questi messaggi, no? Magari ne hai in mente uno in particolare, di qualcuno. Ah, c'è stato più di uno che ha sottolineato anche nei social, ha sottolineato ma magari senza voler dar fastidio, essere polemica, però assolutamente a me hanno dato fastidio forse in questo senso. Non credo, cioè l'allenatore è un ruolo diverso, vai avanti soltanto se sei credibile e se sei in grado di farlo. Non penso che puoi non puoi bluffare in quel ruolo, per cui donna o uomo è questione di qualità. Ha faticato ad arrivare dov'è? No, ho faticato come sempre, nel senso come ho faticato da atleta, così ho faticato da allenatore, continuo a faticarlo, ma fondamentalmente è questo il bello, nel senso che se fosse tutto troppo facile non sarebbe avvincente. In carriera ha mai subito molestie anche fuori dall'ambito No, no. atletico? No, assolutamente. Certo, mi sono sentita dire che colpa ne ho io se siete nate donne. Questo sì, all'epoca delle lotte per i premi uguali. Questo mi è stato detto. Non abbiamo colpa se siete nate donne, per cui, insomma, questa per me è una molestia. E chi glielo disse? Chi me lo ha detto lo sa. C'è qualcosa invece che si rimprovera in tutto il suo percorso? Tanto no, 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 queste domande sono più della redazione che mie, Martina. No, vabbè, ci sono sempre cose che uno farebbe in maniera diversa o scelte, ma sia in acqua quando ero giocatrice, ora che sono allenatrice, nella vita assolutamente. La vita è un continuo scegliere una direzione, a volte magari ci si rende conto che era meglio sceglierne un'altra, ma si va avanti e si impara anche da questo. Anzi, sono sempre più convinta, sono sempre stata convinta. E più vado avanti in questo mestiere nella vita, e più è una ragione di vita che comunque si impara decisamente di più dalle sconfitte, quindi dalle scelte sbagliate. Il suo ricordo più bello da bambina?
Con o senza pallanuoto, è anche proprio. Ma vabbè, i ricordi più belli della mia vita sono sicuramente, oltre a quelli familiari, dei miei genitori o dei miei fratelli, ma i ricordi più belli per me sono senza dubbio quelli sportivi, per cui le vittorie vinte con la nazionale, con i club, sicuramente la finale olimpica è un ricordo che sono passati 20 anni, ma sembra ieri, insomma. Dove è cresciuta? A Roma, proprio in che Io quartiere? sono di Ostia, per cui sono cresciuta a Ostia e a 18 anni sono venuta a giocare a Catania e qui sono rimasta. Quindi da allora è rimasta sempre a Sì, Catania. ho cercato di riavvicinarmi a casa dal 2001 al 2004, per cui io sono lasciato Catania per Pescara e Firenze e poi sono ritornata a Catania. Poi è ritornata. Nella scelta sportiva, com'era l'atteggiamento della sua famiglia? I genitori l'hanno incoraggiata oppure erano tempi, insomma, in cui la pallanuoto femminile era quasi all'inizio? Ma sicuramente allora io cresco in una famiglia di sportivi, nel senso che mio padre ha fatto sempre mille sacrifici per portarci sempre tutti in piscina. Poi sono la più piccola di tre fratelli, per cui ho iniziato prestissimo. I miei già facevano agonistiche, io a 3 anni già andavo tutti i giorni in piscina. E fino a che sono andata via da casa, mio padre assolutamente mi ha sempre accompagnato agli allenamenti, però è sempre stata una presenza lontana, cioè mi accompagnava e stava fuori dalla piscina senza vedere gli allenamenti. Penso che la prima partita che ha visto è quando già giocavo in nazionale, poi sono stati i miei più grandi tifosi, però sono stati genitori perfetti per un atleta di alto livello, perché non hanno mai avuto ingerenze nelle mie scelte. Né tantomeno si sono mai sognati di giudicare il mio operato. Come si chiamano? Sono viventi, sì? Mia mamma è venuta a mancare 3 anni fa, Si chiama. Maria Teresa, e mio padre Enrico è a Roma e sta bene, sta a Catello, ma sta molto bene, è una tempra dura. 84. Anni ha? E sono sportivi anche i fratelli? Sì, abbiamo sempre tutti praticato nuoto. Il più grande dei miei fratelli era nazionale giovanile di nuoto. Il più piccolo, Marco. Il più piccolo invece è un velista, per cui ha fatto il giro del mondo in solitario. Insomma, è un velista molto famoso. Matteo. Matteo. Ok. Quindi ma è lei però che ha vinto di più complessivamente. Fra lei e Ah, Matteo? fra me e Matteo è sempre stata una sfida a distanza, nel senso che poi siamo quelli più vicini di età, per cui è sempre stata una bella sfida. Quando vinsi le Olimpiadi nel 2000, lui disse: se tu vinci le Olimpiadi, io faccio il giro del mondo. E così ha fatto. Per cui. Giro del mondo. Oh, invece, questa è una domanda mia, Martina, ma io presente, mi hanno chiuso il canale YouTube e quindi, ma insomma, lei se lo ricorda. Direi 2 anni e mezzo fa o 1 anno e mezzo fa, insomma, un trofeo di o Coppa Italia, scudetto, un time out suo. Insomma, con toni molto. Io ricordo la parola, io voglio dire, insomma, la parola cretina che ha usato nei confronti di una giocatrice. Beh, insomma, non era leggera, eh. No, vabbè, poi in alcuni momenti assolutamente uno cerca di tirare fuori il meglio dalle ragazze. Lo hanno fatto con me, io lo faccio con loro, poi a volte si sbaglia nella concitazione del momento, però le ragazze sanno benissimo che per ognuna di loro darei un braccio, per cui non è quello il problema. Sicuramente non è un bel sentire e un bello spettacolo
da dare e uno cerca di limitarsi, però ci sono in alcuni momenti in cui uno non riesce a contenersi. Serve il famoso time out motivazionale, lo usava anche, lo ricordo all'Olimpiade, direi, non ricordo se all'Olimpiade Mondiale ce n'è stato uno di campagna, e servono anche i toni alti? Ma sì, assolutamente. Poi insomma, chi vince gioisce, chi perde spiega, per cui a volte risulta vincente e quando risulta dice: visto, ho fatto bene a farlo. Quando invece poi le cose non vanno bene, magari dici: ah, se ho sbagliato i toni e non le ho motivate nel modo giusto. Per cui ogni storia è una storia a sé, ogni evento è una storia a sé. Però sicuramente l'apporto dell'allenatore è soprattutto dal punto di vista motivazionale. Nel mondo. Ritorniamo al discorso di essere credibile, nel senso che poi io cerco, cioè per me come atleta, la mia tranquillità più grande era quella di entrare in acqua sapendo esattamente quello che dovevo fare. Per cui cerco di dare questo alle ragazze, informazioni su quello che devono fare. Poi a volte si alzano i toni, però io cerco sempre di dare informazioni, di motivarle in quel senso. Loro devono essere tranquille perché devono sapere quello che stanno facendo e quello che devono fare. All'estero ci sono più allenatrici donne che in Italia o meno? Ma ultimamente se ne vedono un bel po', nel senso a livello di club, per esempio, ci sono in Grecia anche donne che hanno vinto, sicuramente ce ne sono molti più uomini, assolutamente, non c'è neanche da dirlo. Saranno un 80% sono uomini. 80, va bene. Ecco, invece si sentirebbe di allenare anche maschi o è molto diverso? Ma non lo so, non penso sia molto diverso, ma ripeto, è anche un fatto quello di dicevo prima, no? Di credibilità, nel senso che poi probabilmente io ho allenato, ho avuto a che fare anche nella mia società con le giovanili maschili, però poi insomma io penso che la credibilità di un allenatore dipende anche dal fatto che magari a volte dici: lui quelle cose le sa anche perché le sa fare. Allenando un uomo adulto sarebbe difficile, insomma, avere una credibilità del genere. Averlo saputo fare. Chi è la miglior donna allenatrice al mondo? È lei? No, non lo so, cioè cioè, siamo molto poche, per cui non penso ci sia una lista di allenatrici brave al mondo. Ha sempre vissuto di pallanuoto, vero Martina? Beh, sì, assolutamente. Ho avuto questa fortuna, nel senso che da piccola avevo il pallino dell'insegnamento. Volevo insegnare lettere, filosofia, ho studiato per quello, ma poi a un certo punto ho iniziato ad allenare giovane, nel senso a 20 anni già, a 22, 23 anni già allenavo una squadra giovanile e ho fatto dell'insegnamento la mia vita, ma ho iniziato a insegnare quello che mi riusciva meglio, per cui chi più fortunata di me, ho fatto il lavoro che ho sempre sognato. laureata? No. Ho abbandonato gli studi a metà strada, più di metà strada proprio in lettere e filosofia. Dov'era? A Catania? A Roma. E invece esiste un sogno, ancora qualcosa, magari che so, fare la CT? Ecco, si sentirebbe di essere cambiato di recente. Fabio Conti, che ho scoperto adesso essere responsabile di chi gestisce gli impianti, oltre che essere. Le piacerebbe, sarebbe pronta a fare la CT, sì. Ma non penso che si è mai pronti per un ruolo così importante, ci vuole anche un minimo di
di incoscienza. Io sinceramente sto bene dove sto e non ci penso assolutamente. Invece, sono rarissime le pallanuotiste di colore. E com'è andata con il portiere americana? Com'è andata come esperienza? Noi l'abbiamo, io l'ho allenata per pochi mesi, nel senso che lei è venuta qui a gennaio e fino a giugno. Fisicamente, forse la migliore atleta che abbia mai visto, a livello proprio fisico, con delle potenzialità enormi, proprio perché dal punto di vista fisico, una spanna sopra tutte. Non ce ne sono, ma è anche nei maschi, nel senso che comunque lo stare in acqua, come del resto anche a livello di nuotatori, ce ne sono pochi. Probabilmente fisicamente sono più portati per sport di terra. Invece si ispira a qualcuno, Martina, in particolare? No, sicuramente Pierluigi Formiconi mi ha insegnato tutto e gli devo tutto, per cui a volte mi rivedo tanto. Poi lascio. Invece, la battaglia di genere, per lo sport al femminile, in generale, cosa si può, cosa si deve fare, ancora a che punto siamo, insomma. Al di là della pallanuoto, in generale la sua sensazione sullo sport italiano e mondiale. No, la cosa che secondo me dovremmo fare tantissimo è autorappresentarci, nel senso che poi purtroppo lo sport italiano non parto dagli allenatori, parto più che altro dai dirigenti, cioè è in mano, non ci sono assolutamente donne tra i dirigenti, o se ci sono, sono dei figurini messi là soltanto per le quote rosa, ma non sono in ruoli decisionali. E questo secondo me è già un aspetto che migliorerebbe di tanto, ma già basterebbe già un gradino più indietro, al di là che siano uomini e donne, ma che siano almeno degli sportivi. Purtroppo lo sport in Italia, io guardo la mia federazione, ma guardo anche altro. Spesso e volentieri chi occupa delle cariche dirigenziali non è mai stato uno sportivo e non è detto che un grande sportivo, un grande atleta debba essere un grande allenatore o lo diventi in automatico. Però è vero che se non sei stato uno sportivo di alto livello, determinate cose difficilmente riesci a capirle. Per cui, e lì parlo non solo per l'allenatore, ma parlo principalmente per i dirigenti. Cioè, devi fare comunque degli interessi di atleti, ma senza sapere che cosa significa veramente essere un atleta. Per cui, secondo me, c'è qualcosa di sbagliato in questo. Due note sue adesso, è single, qualcosa di familiare, se ne va? Sì, no, convivo da 8-10 anni con una persona e sono felice, assolutamente felice. Diciamo il nome, È Renato. no? È anche lui un personaggio sportivo, no? Sì, assolutamente, lavora anche lui all'Equipe Orizzonte insieme a me, è il preparatore atletico dell'Orizzonte, per cui realmente siamo 24 ore insieme. Ah, il preparatore atletico? E al tecnico delle giovanili. E figli ne vorrebbe? No, ormai no, passato il momento, ormai non. Invece il gesto della pallanuoto è tipicamente femminile o non così tanto? Normalmente nell'immaginario c'è la ginnastica, Ma adesso ci sono. sicuramente è uno sport non femminile, specialmente nell'immaginario collettivo, è uno sport maschile per antonomasia, però assolutamente ormai si è sdoganati
da questo pregiudizio. La pallanuoto femminile è bella da vedere, bella da praticare. Poi al giorno d'oggi veramente non esistono più sport maschili o sport femminili. Esistono sport maschili e femminili. Invece, tra le grandi, ha avuto l'opportunità di conoscere Milena Bertolini, Carolina Morace, ma non le chiedo di Alexandra Cotti e di Ilaria Colautti, perché evidentemente vi incrociate in vasca. Avete, oppure Cinzia Zanotti del basket femminile, allenatrice in A1, non... No, non le conosco personalmente, beh, la Morace la conosco, l'ho anche incontrata a volte in alcune cose fatte insieme, però forse manca anche questo, un certo associazionismo, una certa condivisione fra donne di sport che non c'è. Probabilmente qualcosa in più faremo. Immagina, saranno sempre più in futuro, le donne allenatrici, qualcuna anche tra i maschi? Extra. No, non lo so, sì, sicuramente si va, cioè, verso una parità di genere anche in quel senso, probabilmente sì, ma non lo so, sì, a livello femminile, a livello di... Prima ero una mosca bianca, adesso insomma su 8 squadre sono 3 donne, per cui è già un notevole passo avanti. Ecco, l'ultima invece è questa, sul gli spettacoli comuni, no? Ci sono in atletica le staffette, nel nuoto le staffette miste, nel tiro a segno, nel tiro con l'arco, nel tiro a volo. Siamo lontani dal vedere squadre miste, vero? Sarebbero altri sport, magari solo una kermesse, non ha senso, vero? No, a livello di pallanuoto non ha senso, è talmente uno sport fisico che non ha assolutamente senso. A volte si fanno tornei a beach waterpolo dove c'è una squadra mista, sì, a livello proprio alto livello agonistico assolutamente non ha senso. A livello giovanile si può fare, a livello giovanile quasi tutte le regioni fino all'under 10, all'under 12 si gioca misti. Ah, fino all'under 12 si gioca. Ecco, l'ultimissima è questa, ma è comunque la parità di genere è migliorata parecchio rispetto a quando lei iniziò. Prima non c'era paragone. Sì, assolutamente, ripeto, appunto, anche proprio da una medaglia a un mondiale, una medaglia a un'Olimpiade, valeva la metà, assolutamente passi avanti se ne sono fatti. Beh, Anche come percezione, anche insomma, al di là del discorso economico. a livello di percezione ancora no, nel senso che lo sport al femminile, declinato al femminile... Forse solo la Pellegrini riesce ad avere lo stesso audience di un suo collega maschio, ma specialmente negli sport di squadra, assolutamente. Però ci sono dei parecchi passi avanti, penso alla pallavolo, per esempio, che ormai si è ritagliato un'attenzione molto ampia, anzi, forse a livello italiano è più seguita la pallavolo femminile che quella maschile, per cui poi penso che molto dipende anche dai risultati, per cui se la femminile vince di più, è giusto che insomma si parli più di femminile che di maschile. Magari uno sforzo in più anche da parte degli sponsor. Ah, ma quello, ripeto, è libero mercato, per cui chi è più bravo a vendersi ha più profitto. Ecco, infine il discorso, Martina, del fascino, dell'avvenenza, di tutto quanto magari porta popolarità su Instagram, sui social, il suo pensiero su questo, insomma. No, io penso che anche quello lì in generale, anche vedere una bella foto di un pallanuotista maschio, fa piacere, come può far piacere vedere una foto di una bella pallanuotista donna, senza esagerare, senza
far vedere le donne solo perché sono belle, quello assolutamente non se ne parla neanche. Però insomma non ci vedo niente di male, entro alcuni limiti, ma assolutamente che non diventi quello il punto principale, l'attenzione principale verso la bellezza quando magari sono delle atlete a tutto tondo. Quanto ha dedicato in vita sua alla pallanuoto? Un 70% della sua vita? Ma sì, pure un 85, penso. 85. Sì. Grazie. Yeah.